il disegno è finito, mancano soltanto le ciglia, cerchiamo di non rovinare anche questo. Allora, faccio la punta alla matita, metto il foglio per proteggere la parte del disegno di qua, trattengo il fiato. Concentrazione, Valeria. Forse devo aggiungerne un po' di più. Ok, un po' di qua. Non sta venendo come speravo. Forse devo farne un po' di più. Forse devo cambiare la direzione. Forse se faccio le ciglia inferiori migliora un po'. Che disastro, un altro disegno rovinato. Ma come cavolo si disegnano le ciglia? Ti sei ritrovato anche tu in questa situazione? Magari più di una volta? Beh, non preoccuparti perché in questo video ti spiego finalmente come disegnare le ciglia. Ciao allievi, scherzone, era soltanto un foglio di carta da lucido, il disegno originale è ancora qui intatto ed è su questo disegno che vi farò vedere come disegnare le ciglia. Me l'avete chiesto in tanti e sebbene per un po' ho cercato di dirvi che le ciglia non sono la parte più importante nel disegnare un occhio, posso capire la frustrazione di rovinare un bel disegno soltanto perché le ciglia vengono male. In questo video vi dirò i 5 punti fondamentali da seguire per disegnare delle belle ciglia. Tutto ciò che vi serve è un disegno di un occhio a uno stadio già abbastanza avanzato. Se non sapete come disegnare gli occhi vi lascio qua in alto a destra il link in cui ve lo spiego. E vi ricordo che è appena uscito il mio nuovo corso di ritratto in cui vi spiego non solo tutta la struttura e l'anatomia della testa, ma approfondisco ogni singola parte del volto, occhi, naso, bocca, orecchie e capelli, e gli occhi e lo sguardo sono la parte su cui mi concentro di più. Pensate che le lezioni sugli occhi, che sono 4, durano complessivamente quasi 2 ore, quindi vado ben nel dettaglio nello spiegarvi come disegnare gli occhi, frontali 3/4 di profilo, la loro struttura, la loro anatomia, come posizionarli sul volto e come direzionare correttamente lo sguardo. Vi lascio qua sotto nella descrizione del video il link al mio nuovo corso di ritratto. Quindi, dicevamo, per seguire questo tutorial vi serve il disegno di 1 o 2 occhi, anche meglio, e delle matite 4, 6, 7, 8B con una punta ben affilata. Io utilizzerò le matite del mio kit Vale su Tela, anche di questo trovate il link nella descrizione del video. Prima di incominciare però ti invito a lasciarmi un bel like di supporto e di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video. Ora mettiamo da parte un attimo questo disegno, diciamo così, di bella per prendere un foglio, diciamo, di brutta su cui fare un po' di esercizi. Siccome infatti le ciglia sono dei piccoli peletti che disegniamo con un solo tratto della matita, bisogna come prima cosa imparare a disegnare dei gesti che siano rapidi e della giusta intensità, in modo che vadano a descrivere correttamente l'andamento delle ciglia. Questi gesti devono essere veloci, carichi all'inizio e morbidi alla fine, quindi esercitate una maggiore pressione all'inizio e poi l'allentate, così che l'inizio del segno è più scuro, più intenso e netto rispetto alla fine, che sembra finire un po' a punta. Chiaro? Il secondo step è quello di guardare bene la curva delle ciglia nell'immagine di riferimento e cercare di copiarla nel modo corretto. Quindi ad esempio le ciglia che vediamo nella parte proprio frontale davanti, vediamo che fanno una curva stretta all'inizio che poi sale morbida verso l'alto e può essere più o meno verso l'alto. Provate a fare tanti segni a caso come li sto facendo io adesso. Alcune ciglia vanno verso il basso. Alcune ciglia, specialmente andando verso il lato dell'occhio, vanno in diagonale, ma sempre con una radice, con una curva più accentuata rispetto alla fine, come le classiche V della spunta. Quindi andate a unire il gesto e l'intensità che abbiamo visto prima con la curva delle ciglia. E poi quelle inferiori vanno verso il basso. Anche qui con la parte iniziale della curva più stretta e che poi va giù più dritta. Quindi esercitatevi bene sul fare questo movimento sia da un lato che dall'altro. Riempiete proprio un foglio così tutto a caso. Questo esercizio vi serve per automatizzare questo gesto.
Un'altra cosa importante da considerare è la direzione di questi tratti. Quindi, se noi consideriamo che questa è la palpebra superiore di un occhio frontale, le ciglia vanno in diverse direzioni in base alle sezioni dell'occhio. Quindi, le ciglia nella sezione frontale vanno tendenzialmente verso l'alto, le ciglia della sezione interna vanno un pochettino verso l'interno o verso il basso, e le ciglia della sezione esterna, dell'angolo esterno dell'occhio, vanno verso l'esterno o un pochettino verso il basso. La stessa cosa succede con le ciglia inferiori, sempre mantenendo questa divisione in tre. Le ciglia del lato interno vanno un pochettino verso l'interno, le ciglia della parte centrale vanno verso il basso dritte e le ciglia della sezione laterale esterna vanno verso l'esterno. Tenere a mente queste direzioni è importantissimo, così che possiate unire gesto, curva alla direzione per fare delle ciglia che sembrino il più corrette possibili. Un altro punto da tenere a mente è l'intensità di questi segni. Questo dipende sia dal genere, quindi se si tratta di un occhio maschile o femminile, sia dall'età, se si tratta dell'occhio di un bambino o di un anziano, ma anche proprio dalla genetica. Quindi ci sono persone che hanno ciglia più folte, più lunghe e più curve, di persone che invece hanno le ciglia più rade e più dritte. Io ad esempio ho le ciglia dritte e se non piego le ciglia col mascara non viene proprio niente. E l'ultimo punto da considerare per disegnare le ciglia è che le ciglia non sono dei singoli peletti in fila indiana che vanno a posizionarsi uno per uno dopo l'altro sulla rima delle palpebre, ma si raggruppano in piccoli gruppetti di forma più o meno, possiamo dire, triangolare, che vanno a formare dei piccoli ciuffetti, come delle ciocche di capelli. Ecco, anche le ciglia si raggruppano in queste piccole ciocche, che sono formate da 3-4 peletti messi insieme, che vanno a formare delle ciocche un po' triangolari, quindi che hanno una radice più larga e che vanno a incontrarsi tutte più o meno nello stesso punto in alto. E contate che questi gruppettini hanno solitamente una ciglia più lunga a cui altri due si ancorano. Tutto chiaro? Eccoci al disegno di prima. Mettiamo un foglio per proteggere questa parte del disegno e, come abbiamo detto anche nell'intro di questo video, tratteniamo un attimo il respiro, facciamo mente locale con i 5 punti che vi ho detto prima e partiamo con il disegnare le ciglia. Io vi direi di partire per zone, quindi come vi dicevo prima, siccome le ciglia sono orientate in modo diverso in base alla zona della palpebra in cui si posizionano, vi consiglio di partire per zone e di segnare prima le ciglia più lunghe, quindi quelle più folte che danno maggiormente la direzione. Per trovare le ciglia dominanti vi consiglio di sfocare un pochettino la vista e di individuare quei gruppetti, quei ciuffetti di ciglia più importanti, in che direzione vanno. Quelli sono i ciuffetti che andrebbero disegnati per primi. Poi prendo una matita ben appuntita, questa è una 2B, ma potete usare anche una matita più grassa, e partiamo. Se non ve la sentite di fare subito un segno rapido, perché appunto rischiate di finire come il disegno dell'inizio, potete segnarvi il punto d'inizio del vostro segno e i punti attraverso cui passerà questo vostro segno. Quindi potete ad esempio segnarvi che una ciglia dovrà arrivare qui, una ciglia dovrà arrivare qui e un'altra dovrà arrivare qui. Di ciascuna vi segnate anche la radice, quindi il punto da cui parte, e ricordatevi che sono un po' ad uncino questi segni, quindi non vanno dritti, ma la radice è sempre un po' più arretrata rispetto al dove arriva la punta. Un'altra cosa da tenere sempre a mente è che se avete disegnato correttamente l'occhio segnando lo spessore della palpebra, lo spazio della rima superiore e inferiore, ecco, le ciglia si posizionano all'esterno di questo spazio, quindi sulla riga esterna o un pochettino più sopra, un pochettino più sotto, ma non partono dal centro dell'occhio perché non abbiamo i peli dentro l'occhio, ok? Già quando una ciglia ci va nell'occhio ci sembra che stiamo per diventare ciechi. Quindi una volta che vi siete segnati questi punti, state attenti a non confondervi e partiamo collegandoli rapidamente, mi raccomando, come abbiamo detto prima. Ok, questa 2B mi sembra un po' troppo dura, quindi vado con questo matitone jumbo della Faber-Castell nella gradazione 6B per avere dei segni più spessi. Effettivamente, essendo un disegno di un occhio così grande, con la mina piccola è difficile fare dei segni che siano dello spessore giusto. Quindi, come dicevamo, vado a continuare su questa linea
andando a creare dei ciuffettini, lasciando alcuni peli dominanti più lunghi e più incisivi e per ora pochi peli intorno, che vanno a dare un attimo l'idea di questi gruppetti di ciglia. Qui abbiamo dei peletti che vanno all'ingiù e alcuni che vanno all'ingiù e poi si curvano verso l'alto. Queste potete farli in due segni divisi, uno che va verso il basso e uno che sale verso l'alto. Ok, non aggiungiamo subito troppi peli, andiamo per ordine, quindi ci spostiamo alla sezione centrale. E anche qui partiamo prima dalle ciglia più lunghe, le ciglia dominanti, come le ho definite prima, senza preoccuparmi troppo di tutte le altre ciglia che ci stanno in mezzo. Questo mi aiuta a non fare troppe ciglia, troppi segni tutti uguali, ma di mantenere una gerarchia nei segni, quindi alcuni segni sono più importanti rispetto ad altri che sono più leggeri e più radi. E qua le ciglia che vanno verso l'esterno sono anche le più lunghe, le più allungate e anche le più fitte, perché si vedono un po' scorciate qui nell'angolo dell'occhio e quindi si crea un'ampia zona nera. E questo è il risultato alla prima passata. Vedete che appunto in certe zone sono rimaste un pochettino spoglie. Quello che andiamo a fare ora non è aggiungere altre ciglia, ma è riempire lo spazio tra le ciglia. Vedete che se socchiudete gli occhi notate che questa zona, questa linea, non è abbastanza scura. Questo perché le ciglia tutte scorciate nella loro parte iniziale, quella un po' ad uncino, creano tutta una zona scura. Quindi quello che vado a fare ora è andare a scurire questa zona, simulando un pochettino una texture di segni, per vedere solo successivamente se mi serve aggiungere altre ciglia. Andiamo come a disegnare solo le radici, solo le parti in cui le ciglia si attaccano, e poi non le portiamo più in alto, non le facciamo lunghe come le ciglia che abbiamo fatto prima. Possiamo anche andare a creare una leggera campitura più scura proprio nella zona in cui le ciglia si attaccano. Uso ora una 7B e continuo a scurire questa zona in cui si attaccano le ciglia, alternando delle campiture a dei segni più netti. Ok, quando mi sembra che appunto questa zona delle radici sia abbastanza scura, torno ad utilizzare una matita sottile, quindi non più la matita jumbo, quindi prendo una 4B ben appuntita e vado a disegnare ora delle altre ciglia che fanno atmosfera, quindi più leggere, più sottili di quelle che abbiamo fatto prima, ma che vanno a stare intorno alle ciglia dominanti che abbiamo appena fatto. E volendo potete fare anche dei segni con lo sfumino per dare l'idea di ciglia sfumate in secondo piano. Poi possiamo andare ad aggiustare l'effetto finale sfumando un pochettino tra le ciglia con lo sfumino, andando a tirar fuori dei punti di luce con la gomma pane che danno più l'idea proprio delle radici e dei ciuffetti, e andando a rifare un pochettino le curvette sotto dei peli delle ciglia. Quindi quando siamo soddisfatti con le ciglia superiori passiamo a quelle inferiori, che sono un pochettino più rade. Come abbiamo già visto anche queste seguono tre di... No! Adesso c'è un'operazione meticolosissima di restauro. Ok, non si vede più? Non si vede più. Dicevamo, anche queste seguono tre diverse direzioni e quindi possiamo procedere per settori. Partiamo come prima dalle ciglia più scure, quelle che vediamo anche quando socchiudiamo gli occhi, e io utilizzo ancora questa matita jumbo, questa volta facendo dei segni più controllati e meno rapidi, perché le ciglia inferiori sono più rade, quindi ci sono meno peli e vanno fatti con maggiore attenzione. Quindi se volete potete procedere anche facendo una ciglia principale e disegnando già quelle piccoline che gli stanno intorno, seguendo però sempre la direzione, come dicevamo prima, che varia in base alla posizione interna, centrale o esterna. Una volta che abbiamo segnato le ciglia principali, possiamo andare come prima con una matita più sottile a disegnare tutte le altre ciglia che fanno atmosfera nei dintorni. E se non riuscite a farle della giusta intensità al primo colpo, potete anche andare a riprendere dopo questo segno scurendo leggermente alcuni punti. In alcuni ciuffetti i peli si incrociano proprio come delle X, in altri un po' come dei triangolini. Osservate bene l'immagine di riferimento e seguitela come una guida.
Una volta che abbiamo completato le ciglia, alcune parti ci sembreranno un pochettino troppo chiare, siccome le ciglia sono scure è come aggiungere un tono di massima ombra che prima non c'era, e quindi possiamo andare a scurire alcune parti del disegno che vediamo sono rimaste un po' troppo chiare. E infine con la gomma di precisione possiamo andare a tirar fuori dei piccoli punti luce. Bene, siete riusciti a disegnare le ciglia insieme a me? Fatemi sapere qui sotto nei commenti se ho risposto ai vostri dubbi sulle ciglia e se, applicando tutti i consigli che vi ho dato in questo tutorial, riuscite finalmente a disegnare delle belle ciglia che migliorano i disegni dei vostri occhi invece che peggiorarli. Se disegnare bene le ciglia non vi basta e volete capire anche come disegnare gli occhi da tutti i punti di vista, come disegnare lo sguardo e come posizionare correttamente gli occhi all'interno di un volto, vi invito a leggere il programma completo del mio corso di ritratto base al link qua sotto nella descrizione del video. Se questo tutorial ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel like, di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi è tutto, noi ci vediamo sabato prossimo. Ciao!